Allora, grazie Presidente. Oggi andiamo a discutere e ad esaminare una proposta che completa il processo attuativo, diciamo, della revisione dello Statuto di Roma Capitale avviato nel 2018, con appunto l'introduzione di una serie di strumenti di partecipazione digitali o nuovi strumenti di iniziativa popolare, che oggi consentirà e già ha consentito in un certo senso la comunità cittadina alla possibilità di presentare sia nuove petizioni anche con strumenti digitali, proposte di delibera di iniziativa popolare anche qui attraverso il portale istituzionale di Roma Capitale, l'introduzione del bilancio partecipativo ed infine l'aggiornamento del regolamento del 1994 che attiene anche alla possibilità, quindi, per la cittadinanza di promuovere dei referendum non soltanto a carattere consultivo ma anche di natura abrogativa o propositiva. A fianco a questa possibilità sono state nella riforma che è avvenuta nel 2018, di cui questo regolamento, diciamo, ne è in un certo senso, questa proposta di modifica del regolamento ne è l'attuazione, in particolare dell'articolo 10 della riforma statutaria, in quanto è stato modificato anche il quorum di partecipazione, introducendo quindi il principio dello zero quorum, per cui abbiamo già avuto all'interno di questa assemblea il dibattito, ad esempio, sul referendum consultivo che si è svolto in questa città, e l'assemblea è stata obbligata in un certo senso a discutere quindi gli esiti referendari per poi determinarsi. Quindi certamente uno strumento che consente quindi alla città, agli organi di Roma, di governo di Roma Capitale, come appunto è l'Assemblea Capitolina, di doversi quindi poi determinare rispetto a quelle che sono le istanze, ma in particolare al principio della volontà generale. Quindi, con queste modifiche noi andiamo di fatto a dare una piena e completa attuazione al referendum propositivo senza quorum, al referendum consultivo senza quorum, al referendum abrogativo senza quorum. Gli effetti legati, diciamo, agli esiti referendari sono stati già disciplinati nello statuto, e quindi oggi in un certo senso sia il numero minimo delle firme, che è sempre comunque rimasto in conformità, no, con quello che è previsto all'interno dello Statuto di Roma Capitale, la validità del referendum indipendentemente dal numero dei partecipanti, e quindi il principio dello zero quorum, e la natura in un certo senso anche delle forme e tipologie referendarie, insomma, costituiscono i principali elementi sicuramente di novità di questa della riforma statutaria, ma anche quella di ispirarsi a una serie di principi internazionali legati appunto agli strumenti di partecipazione. Tra questi bisogna ricordare che la modifica statutaria e ovviamente anche il regolamento attuativo non esclude in alcun modo l'Assemblea Capitolina, ma crea un bilanciamento tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa attraverso una serie di pesi e contrappesi. Tra questi bisogna ricordare l'istituto che esiste anche all'interno di altri ordinamenti della controproposta da parte dell'Assemblea Capitolina, che rispetto a un'iniziativa referendaria potrà determinarsi e quindi affiancare alla proposta di iniziativa referendaria appunto della cittadinanza una sua proposta. Ovviamente questa è una facoltà, non si va ovviamente quindi, come dire, a cancellare il referendum cittadino, ma a quel punto anche il parere, il suggerimento, la raccomandazione, insomma la proposta anche dell'organo rappresentativo entra all'interno del dibattito della città, e a quel punto in un sano e proficuo compromesso
confronto la cittadinanza può essere chiamata su questo. Ci sono una serie di materie che ovviamente è prevista dallo Statuto che sono escluse dal referendum, in un certo senso anche andando in armonia con quelli che sono gli istituti di referendum nazionali. La proposta è una proposta, diciamo, che mira a delle modifiche puntuali, appunto meramente, diciamo, attuative, e in particolare sull'articolo 7, dove quindi è stato richiamato l'istituto di cui abbiamo poc'anzi parlato, la possibilità anche che i referendum, sia per quanto riguarda la raccolta delle firme, sia per quanto riguarda la possibilità del voto, possano estendersi anche con modalità non solo analogiche ma anche attraverso modalità digitali. Ovviamente questi due strumenti ulteriori sono subordinati a quello che poi potranno essere gli eventuali adeguamenti sia da un punto di vista tecnologico ma anche delle risorse economiche necessarie, rinviando poi a delibere, diciamo, successive per la loro piena attuazione, a differenza magari anche di altri strumenti come oggi quello delle petizioni elettroniche o delle proposte di delibera di iniziativa popolare, dove in un certo senso già si è lavorato e si sta lavorando per renderle digitalmente già attuabili, mentre per quanto riguarda lo strumento referendarium, in un certo senso con questa delibera si lascia aperta a Roma la possibilità quindi di promuovere appunto il principio dei referendum digitali, sia per quanto riguarda la proposta, diciamo, di iniziativa popolare, quindi con la raccolta delle firme digitali, sia dall'altra parte in relazione al voto. Questi due ulteriori elementi ovviamente necessitano, come ho già detto, comunque di disposizioni ulteriori attuative e che quindi non fanno parte precisamente di questo regolamento, ma ne sono comunque assolutamente richiamati in armonia anche con quello che è stata la riforma statutaria e l'introduzione del principio della partecipazione democratica digitale, e di conseguenza in un certo senso l'amministrazione avrà questa opportunità. In relazione agli effetti, mi preme di richiamarli, gli effetti, diciamo, dei referendum sia consultivi che abrogativi o propositivi, zero quorum. Qualora nell'ambito, diciamo, dei referendum consultivi l'Assemblea è tenuta a determinarsi appunto entro 30 giorni, motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina, mentre nel caso in cui si parli di referendum abrogativo, qualora quindi il risultato sia favorevole all'abrogazione di un provvedimento dell'Assemblea Capitolina o di singole disposizioni di essa, il predetto organo, con propria deliberazione da adottare entro 30 giorni anche qui dalla proclamazione dei risultati, delibera tenendo conto del risultato del referendum. E in ultimo, quello propositivo, qualora sia favorevole all'adozione di un provvedimento, il referendum propositivo, l'Assemblea sarà tenuta quindi a deliberare entro 120 giorni. Questo ovviamente, la differenza delle prime due forme rispetto alla terza è semplice. Il referendum consultivo, diciamo, è sicuramente di più generico in un certo senso, mentre l'abrogativo ha una necessità di avere, come dire, delle disposizioni puntuali da abrogare. Il referendum propositivo invece può necessitare di un numero non indifferente magari di provvedimenti da adottare, e quindi 120 giorni dalla proclamazione dei risultati può diventare, diciamo, un termine e un periodo congruo per garantire quindi che l'Assemblea Capitolina possa a quel punto determinarsi. Come già detto, con specifica disciplina può sperimentare e promuovere strumenti idonei a consentire l'esercizio del diritto di voto nel referendum ricorrendo all'utilizzo delle tecnologie informatiche o telematiche. E per quanto riguarda anche qui all'articolo 10, la Giunta con propria deliberazione può
disciplinare e consentire la raccolta di sottoscrizioni attraverso modalità digitali in conformità con quello che oggi già è il codice dell'amministrazione digitale, che è stato pienamente recepito all'interno dello statuto. Quindi Presidente, questa personalmente ho anche presentato un emendamento soppressivo di un comma, poi magari dopo lo affronteremo. Personalmente ritengo che questa sia certamente una di quelle riforme che ha impiegato più tempo ad arrivare, in quanto il processo di non solo approvazione del nuovo statuto, ma anche di adeguamento di tutti quelli che erano e sono, insomma, i regolamenti attuativi, necessitato certamente di approfondimento e comunque un tempo congruo per poterli comunque in questo senso aggiornare. La proposta, e concludo, credo che sia importante perché consente finalmente di porre Roma Capitale non solo al centro di quello che oggi è un po' il panorama, no, degli strumenti di partecipazione e di iniziativa popolare a livello anche non solo italiano ma anche europeo, in quanto comunque certamente il suo statuto è dotato oggi quindi di un paniere di strumenti che poi l'amministrazione potrà in un certo senso evolvere, migliorare, correggere, utilizzare, come ad esempio il bilancio anche partecipativo, di cui si è approvato il regolamento nel 2019 e c'è stata una prima sperimentazione che ha visto quasi 46.000 cittadini, insomma, appartenenti alla comunità cittadina, ecco, partecipare. Quindi in conclusione ritengo che questo sia uno di quei di quelle proposte che finalmente pone al centro del dibattito quello che dovrebbe essere, diciamo, la base, no, delle nostre istituzioni democratiche, quindi la volontà generale, la volontà dei cittadini. Quando ci si presenta, no, alle elezioni, ci si presenta con un programma elettorale siamo stati in un certo senso abituati a giudicare la politica una volta ogni 5 anni. Attraverso gli strumenti di partecipazione e attraverso ovviamente i referendum, che in altri paesi costituiscono una forma di non solo tradizionale di dialogo con le amministrazioni, ma di fatto costituiscono un elemento di prassi nel rapporto tra cittadini e istituzioni, pensiamo soltanto alla Svizzera, ecco, con questi strumenti noi potremmo arrivare tra qualche anno, se ovviamente si costruirà anche da questo punto di vista una prassi, una pratica partecipativa importante, ad avere uno o più referendum all'anno. Quindi lascio, come dire, la discussione aperta anche per gli altri colleghi e non aggiungo altro. Grazie.